cari telespettatori, benvenuti a Stelle Filanti e Coriandoli, questo spazio dedicato al carnevale. Un carnevale 2015 ricco di appuntamenti nella Busa, appuntamenti che man mano in questa trasmissione io vi elencherò. Nello specifico siamo oggi ad Arco, al Carnevale di Arco, che è già iniziato ieri sabato 7 febbraio e continua oggi nel prossimo weekend. Tantissimi sono gli appuntamenti, il Teatro del Ramino di Ascoli, i Banderos di Udine, il gruppo Percussione e ancora il Teatro Per Caso, insomma ricchissimo di appuntamenti, tra pochissimo la sfilata dei carri allegorici. Per cui io vi direi un buon ascolto, una buona visione e ci vediamo più tardi. Speriamo che tutti si divertano e che però pensino anche un po' anche qualcun altro che sta meno bene di loro e che non può divertirsi così. E niente, comunque gustandosi comunque qualcosa fatta artigianalmente da noi e che serve però per finanziare questo ospedale in Ecuador, sulle Ande, e finanziato per la maggior parte proprio da volontari italiani. Prima volta che vieni qua al Carnevale di Arco? No, veniamo tutti gli anni. Quindi vedo che sei in compagnia, tu rappresenti, fammi capire un po' la tua maschera. Noi siamo qua da privati, non siamo su nessun carro. Ah ok, piacere. Salve, sono Erika. Ciao Erika, bellissima. La diva di Hollywood. Ah ecco, infatti, diva, un po' improvvisato, molto bello. Abbiamo anche il piccolino. Matteo. Ciao Matteo. Sei un cowboy, vero? Di che sei cowboy? Dai. Sei un cowboy, fatti vedere, bellissimo. Quanti anni ha questo splendido bambino? 3 anni, complimenti. Ora tra un po' iniziano i carri, sei contento a sfilare, ok? Bene, ciao bello. Prima volta che veniamo, siamo molto felici che ci hanno chiamato qua ad Arco. A vedere il clima deve essere una cosa fantastica perché è tutto un tributo di colori, veramente bello. Bene, e venite da? Noi veniamo da Udine. Da Udine, la giornata è splendida, per cui tra un po' vi sentiamo in esibizione. Ci scateniamo e vi facciamo divertire. Buon pomeriggio, ho il piacere di parlare col presidente del gruppo Oratorio. Sì, esatto, Oratorio di Arco. Oratorio di Arco, il carro è splendido, ci vuole raccontare un po' di questo carro, cosa rappresenta? Beh, questo carro rappresenta un po' il cartone animato dell'anno, che è Cattivissimo Me, dove c'è questi piccoli Minion sono chiamati, omettini gialli che aiutano Gru, che sarei io in questo caso, aiutano 3 bambine a scappare da un orfanotrofio. Ok, ho visto che con voi collaborano tantissimi bambini, per cui è stato un lavoro veramente delizioso e anche molto impegnativo. Sì, è stato un lavoro, abbiamo iniziato a novembre, oltre che ai bambini e ai ragazzi giovani dell'oratorio, abbiamo avuto l'aiuto anche di diversi papà e mamme, i papà per la parte tecnica del carro, le mamme per la parte dei costumi. Ecco, prontissimi, è partita in questo preciso istante la sfilata dei carri allegorici anticipata dai trampolieri.
Vediamo immediatamente il primo carro. La giornata è splendida. Ecco, sta partendo, è partito in questo momento il carro con Alice nel Paese delle Meraviglie. Carro numero 2, Oratorio di Arco, Cattivissimo Me, sta arrivando in questo preciso momento. Sta arrivando in questo momento il carro Nettuno. Seguiti dal gruppo Banderos. Mi raccomando. E intanto da dietro c'è Jack Sparrow con la sua truppa, con la sua ciurma, anzi direi, sui tappoli. Oh. Ah, e voi siete davanti alla vostra nave, ho capito. Sì. Sì, guardare questa
quest'altezza mi dà un po' fastidio, sei troppo vicino con qualcosa, con un'arma sotto. Eccoli qua. E di questo carro non è bello il carro, ma come guida il trattore. È l'esempio della schifezza umana, direi. Guardatelo, ma perché gli voglio bene, guardate. Non c'era un'altra parrucca, solo questa. E continuiamo con l'altro carro, il carro numero 3, con il carro del circo, con tantissimi bambini a bordo. Buon pomeriggio! Ciao, ciao! Bellissimo incontro tra pirati, complimenti, vediamo se riusciamo a salutarci. Buon pomeriggio a tutti, sì, vi salutiamo dalla nostra ciurma, anzi sta arrivando proprio dietro la nostra nave. Benissimo, buon pomeriggio, ora serviamo gli altri della ciurma. Ecco. La nave dei pirati. Ha la parrucca più brutta che c'era in negozio. Gli hanno proprio regalata, lo pagano per portare quella parrucca, perché non c'è motivo di portare una parrucca così orrenda. Però noi li vogliamo bene. Percussioni africane. Ed ecco in arrivo l'altro carro, sempre un altro carro dedicato al mondo dei bambini, Peppa Pig. Cambio al trenino e c'è qua adesso il cambio al carro di Alice nel Paese delle Meraviglie. Vai, cambio di bambini, mi raccomando. E c'è anche Telegarda. Buon pomeriggio! Ma buon pomeriggio a voi di Telegarda! Tutto bene, vedo la giornata è splendida, ci stiamo divertendo.
Mamma mia, Dio non ci poteva deliziare che di un sole spettacolare come questo. La gente ce n'è, che vogliamo di più per questa prima sfilata del carnevale? Buon pomeriggio al patron del carnevale di Arco, Mario Matteotti. Allora, signor Matteotti, 140 anni l'età di questo carnevale o sbaglio? No, 140 anni i miei anni, è 139 esattamente. Dopo lascia perdere il patron, può essere quel che corre un po' di più degli altri, però il gruppo costruttori non è nato con delle amicizie tra le persone che lavorano e ci danno da fare per fare manifestazioni come queste. Certo, la giornata è splendida, vedo che c'è tantissima gente, siamo tutti soddisfatti. Un pensiero per il futuro, un progetto? Allora, prima di tutto è vero, la giornata è bella, però per uno che deve organizzare deve fare due cose. Uno, pagare la SIAE, che è quella di... e poi guardare in cielo. No, siamo stati fortunati e per il futuro noi abbiamo ancora altre manifestazioni. Alla fine di maggio abbiamo Zoda Lapina, la gara di macchinette di legno, e poi alla fine di luglio il carnevale in notturna, carnevale estate. Ah, carnevale estate, quindi una bellissima cosa che riprende un po' il carnevale invernale, diciamo. Sì, probabilmente quest'anno lo rifacciamo per la seconda edizione, lo facciamo nel centro storico e stiamo studiando anche un percorso per fare proprio la sfilata dei carri, chiaramente con gli stessi di adesso, però dentro nel centro storico. Probabilmente ci sarà un po' di difficoltà, ma sono convinto che riusciremo a farlo. Sicuramente, perché la volontà c'è, la professionalità anche, quindi tanti auguri, buon pomeriggio e buon carnevale. Grazie a voi e un ringraziamento a tutto il pubblico, a tutti i bambini che hanno partecipato, e l'appuntamento è sabato e domenica prossima. Certamente, grazie ancora, grazie, grazie. Arrivederci. Carlotta, e c'è anche un diavoletto qua, come si chiama? Samira. Samira, allora vi state divertendo? Il vostro carro rappresenta Nettuno? È la prima volta che sfilate sul carri? No. Ti piace? Sei soddisfatta? Sì. Bene.
Allora vi lascio lanciare i coriandoli tranquillamente. Buona giornata, buon pomeriggio. Carnevale di Arco, ricordiamo, è iniziato ieri sabato 7 febbraio, continua oggi e il prossimo weekend, il 14 e il 15 febbraio, si svolge ad Arco, in Viale delle Palme e dintorni, il tradizionale carnevale. Il programma è corposo, appunto prevede gare di minibike, il trenino, le giostre, la gara di cucina, il laboratorio teatrale per ragazzi, la sfilata dei carri con tantissime sorprese. Ricordiamo inoltre venerdì 13 al Casinò l'Arco Rida con la partecipazione di Marco Dalla Noce di Zelig. Sabato 14 ancora in Viale delle Palme con il Budino Party, le giostre, i giochi, i laboratori e in serata al Casinò Gran Galà con cena e concerto. E poi domenica 15 l'ultima sfilata in Viale delle Palme. A Riva del Garda, ricordiamo, nella Busa, gli altri appuntamenti importantissimi per questo splendido Carnevale 2015. Domenica 8 febbraio dalle 13 alle 18 in Piazza della Costituzione a Riva, festa in maschera per grandi e piccoli. Ricordiamo la maccheronata a Rione De Gasperi, giovedì 12 febbraio dalle 12 alle 15 nel piazzale della chiesa di San Giuseppe a Rione De Gasperi, la distribuzione gratuita di maccheroni al ragù. Poi c'è la gnoccolada ad Arco, venerdì 13 febbraio dalle 12 alle 14 in piazza 3 novembre ad Arco, distribuzione gratuita di gnocchi di patate al ragù. La maccheronata a Bolognano, venerdì 13 febbraio dalle 12 alle 14 in piazza Bolognano, appunto la distribuzione gratuita di maccheroni. La gnoccolada a Varignano, venerdì 13 febbraio dalle 12 alle 14 nel piazzale dell'ex Casa Bresciani, la distribuzione gratuita. E poi gli appuntamenti continuano per questo ricchissimo appuntamento di questo Carnevale 2015. Abbiamo la gnoccolada a Vigne, venerdì 13 febbraio dalle 12 alle 14 al Circolo Dino Marzoli al Vigne, la distribuzione di gnocchi e di patate al ragù. La gnoccolada poi venerdì 13 febbraio dalle 12 alle 14 in via De Gasperi ad Arco, distribuzione gratuita di gnocchi di patate al ragù. A Drò, sempre venerdì 13 febbraio dalle 12 alle 14 in piazza, distribuzione gratuita. Il carnevale a Pietramurata e continuiamo sabato 14 febbraio dalle 12 alle 17 in piazza Mercato per il 55esimo carnevale dei giovani con animazione per bambini e distribuzione di penne al ragù. Il programma prevede a mezzogiorno la distribuzione, poi ragù, fortaie, vin brulè e tè alle ore 13.30, spettacolo e animazione per bambini. Alle ore 14 la premiazione delle mascherine e alle ore 16 l'estrazione della lotteria. Sempre il carnevale in Busa, al Sbigolada Torbole, domenica 15 febbraio dalle 12 alle 14 nel parco della Pavesa Torbole, la distribuzione gratuita di spaghetti con le aule. Nella zona nord del parco si svolgerà la tradizionale sbigolata con appunto distribuzione gratuita. Il carnevale a Drò, domenica 15 febbraio dalle 14 alle 18, tradizionale carnevale con distribuzione di pane e booster, la sfilata dei carri. E poi in piazza Mimosa, martedì 17 febbraio dalle 13 alle 18.30 in piazza della Mimosa a Riva del Garda, carnevale in piazza con tantissima buonissima musica e tanto naturalmente divertimento. Ricordiamo inoltre la Sbigolada Nago, martedì 17 febbraio dalle 11 alle 13 la distribuzione gratuita di spaghetti e ragù, poi domenica 22 febbraio dalle 13 alle 17 a Varone nel piazzale della chiesa, tradizionale distribuzione gratuita di polenta e mortadella con intrattenimento musicale. Il carnevale di Varignano, domenica 22 febbraio dalle 12 alle 19 a Varignano, tradizionale addio al carnevale. E anche qui il programma, un programma vastissimo che prevede esattamente nel pomeriggio dalle ore 12 in poi la distribuzione gratuita di maccheroni a ragù e vin nostram o bibita, alle ore 14 appuntamento e presentazione dei gruppi carnevaleschi provenienti da Varignano, Caneve, Bolognano, Drovile del Monte eccetera, quindi grandissima animazione. Quindi
Più di così, un carnevale ricchissimo per tutti, ricco di divertimenti e allegria. Sì, anche noi siamo qua al carnevale, abbiamo qua la Topolina e anche Batman. La Topolina di nome? Isabel. E Batman di nome? Andrea. Ma si sta divertendo di più il papà o i bambini? Ma penso il papà quasi. Ma la vedo che non è in maschera, caro papà. No, diciamo che l'ho lasciata a casa. Ok, quindi siete qua della zona, abitate ad Arco? Sì, qua di Arco siamo, sì. Per cui siete affezionati, diciamo così, visitatori del carnevale? Sì, sì, ci piace tanto il carnevale, abbiamo detto, è una bella giornata, andiamo insieme con i bambini. E questi bambini, Isabel, di quanti anni? 10. 10 anni, quindi fai che classe? Quarta. Che bella topolina, ma che bel trucco, chi è che te l'ha fatto il trucco? La mamma. La mamma, dov'è la mamma? Ah, è là! Ecco, salutiamo anche la mamma. Benissimo, buon pomeriggio, ciao Batman, ciao, tu quanti anni hai? 6 e mezzo. 6 e mezzo, ti stai divertendo? Sì. Bello, ma che bella maschera, complimenti. Grazie. Adesso devi tirare i coriandoli. A chi? A chi vuoi tirarli, vuoi tirare a me? Ok, tirameli pure. Ok, tanti, buon pomeriggio, buon divertimento. Complimenti per il costume. Grazie. Lei rappresenta quindi una grande dama? Io non lo so, credo di essere un po' Cenerentola, un po' Elsa, un po' Fiocco di Neve, non ho idea. La bambina? Possiamo salutarla? Si chiama la bimba? Ciao tesoro! Ciao! Soddisfatto di questa giornata? Sì, bello, dai, almeno i bambini si divertono. Anche, non solo i bambini? Sì, anche noi. Mi dica la verità. Sbagliamo un attimino, sbagliamo. Soddisfatti di questa giornata? Soddisfatti, proprio una bella giornata, sì. Infatti vedo che state anche gustando il gelato, quindi proprio una bella giornata. Allora, il carro che vi è piaciuto di più? Ma io stavo aspettando quello dei pirati, vedo che ci sono qua 3 pirati che adesso siamo qua in attesa noi. Ah, ecco, in attesa del carro dei pirati. Niente maschera voi? No, no, abbiamo passato l'età delle maschere ormai. Tutto bene, quindi soddisfatto? Tutto bene, stavo parlando proprio con lui prima, ho detto è da 10 anni che non vengo, è da 10 anni che non sono più vestito da Zorro, ho detto quest'anno veniamo. Si può sempre vestirsi, non c'è età, eh? Vede che non abbiamo avuto il coraggio. E mi avvicino ad Aurora, questa splendida topolina. Ciao Aurora! Tutto bene? Ti stai divertendo? Ciao! Ciao! Tirami i coriandoli, dai! Bravissima! Bene, signora, soddisfatta di questa giornata? Anche ieri per i bambini era molto bello, c'era molta attività. Bello, sono divertiti. Ecco, è la prima volta che viene al carnevale di Arco? No, tutti gli anni sono di Arco. Ah, ecco, per cui siamo molto contenti, anche oggi la giornata è splendida. Infatti, poi anche il prossimo fine settimana ci sarà ovviamente la giornata con le sfilate e lei ci sarà con la splendida Aurora. Grazie, sì, sì, ci saremo. Benissimo. Un po' percussioni africane? Sì, studiamo percussioni africane da qualche anno. Loro sono i miei maestri, io sono l'apprendista. Siamo della zona, ma ci siamo appassionati. Sento infatti una bellissima musica che trasmette energia veramente pura. E la prima volta che venite ad Arco? No, noi siamo originari di Dro, Arco, Riva, quindi qua abbiamo suonato altre volte, però il carnevale è la prima volta. Il carnevale è la prima volta. È da tanto che avete formato questo gruppo? In realtà non è un gruppo, siamo appassionati e ogni tanto ci troviamo, ma alle volte siamo in 2, alle volte in 3. Un ragazzo di Trento l'abbiamo chiamato e è venuto a farci compagnia. Le feste di carnevale racchiudono molteplici significati e un'importanza culturale e sociale che ha origini antichissimi. Ad Arco ha rappresentato la nascita dell'offerta turistica e a Varignano ancora oggi è un rito propiziatorio in cui si chiede aiuto per un buon raccolto. Il carnevale, in modo particolare ad Arco, è un fenomeno culturale che nella città delle Palme ha origini che si perdono all'indietro dei secoli e che possiede un profondo radicamento popolare. Ai piedi del castello il carnevale ha avuto un ruolo molto importante. Gli albori risalgono al 1400, ma si deve arrivare al 1876 per trovare nei registri le note della via ufficiale, sancito da un atto costitutivo dalla creazione di un comitato di cittadini. Quindi una festa antica di 139-140 anni.
Il programma della prima edizione consisteva nella cottura e nella distribuzione di gnocchi di patate, ma anche dell'albero della cuccagna, in un grande ballo popolare, in giochi diversi. E quindi la nascita del carnevale sancì l'avvio della politica turistica arcense. Ma dal palo della cuccagna si è passate alle sfilate con carri sempre più grandi e sempre più belli. Tra i mille significati che racchiude in sé il carnevale c'è anche quello propiziatorio di rito pagano. A Varignano, ad esempio, la prima domenica di Quaresima si celebra una festa che trae origine dal mondo arcaico e contadino ricco di spiritualità. Il pentimento dei peccati, l'annullare delle colpe attraverso la purificazione del fuoco, l'invocare nel contempo l'avvio di che cosa? L'avvio di un periodo di fertilità e quindi una, diciamo così, un auspicio per la divinità per un buon raccolto. Lungo le vie del paese si snoda un corteo dei carnevali, baldacchini a forma di piramide fatti di canne di bambù e carichi di addobbi, preceduto da ragazzini che reggono rametti da loro adorni di stelle filanti e gusci d'uovo colorati, appunto simbolo della fertilità. Poi la processione si conclude con una mangiata di grostoi e vin brulè dopo il grande rogo sul colle che sovrasta il paese. La componente gastronomica del carnevale è un elemento essenziale, anzi spesso rappresenta il fulcro stesso della festa come prevede la tradizione, perché prima di varcare la soglia della Quaresima ci si concede una scorpacciata, diciamo così, di sapori e di profumi traendo spunto dalla cucina tipica territoriale. Ogni volta è un tripudio di gnocchi, maccheroni, pasta con le sarde, polenta e mortadella, pane e wurster e chi più ne ha più ne metta. Quindi il cibo coalizza, appacifica, rinvigorisce, diverte. La storia di ogni carnevale è scritta nei piatti di minestra e di pasta asciutta al ragù che generazioni dopo generazioni hanno condiviso e che ancora si spartiscono. Ed Arco è tutto, si conclude così questo spazio dedicato al carnevale. Un grazie per la cortese attenzione e a tutti voi che la giornata di oggi sia sempre per la vostra vita l'insegna dell'allegria e della gioia. Buon carnevale ancora a tutti!